Un film che racconta gli archivi, i musei d'impresa e le loro caratteristiche. Un progetto che mira a far comprendere l'identità, la storia e i valori dei musei d'impresa. È stato proiettato nella sede di Biperbanca Matera in Piazza San Francesco il docufilm New Museums di Musei Impresa, l'associazione italiana dei musei e degli archivi. Biperbanca ha voluto omaggiare la città dei Sassi con questo evento organizzato insieme a Museo Liquirizia Marelli. Fino al 25 agosto prossimo l'istituto è a Matera, capitale europea della cultura 2019, per presentare le iniziative culturali di cui è promotrice, un impegno costante a favore della cultura. Biperbanca partecipa alla rete di Musei Impresa. È una rete di 80-82 società italiane, importanti società italiane, che fanno della cultura uno degli elementi essenziali del proprio comunicare. Cultura nel senso di museo d'impresa, nel senso di collezioni d'impresa, di archivi storici. Questo film, per la regia di Francesca Molteni, appunto promosso e prodotto da Musei Impresa, racconta cosa c'è dietro a questo volere fare cultura d'impresa. Essere a Matera è evidente, per noi poterlo presentare insieme alla società Marelli, che pure partecipa a Musei Impresa nell'anno della cultura di Matera, è assolutamente importante. È stata un'esperienza entusiasmante perché si è scoperto cos'è il nostro paese. Il nostro paese è una storia di lavoro, ma di cultura del lavoro, non di lavoro visto come la fatica fisica, l'impegno c'è, però dietro di quello c'è sempre quel guizzo, direi, dell'italianità e di quello che poi è il Made in Italy e la ricchezza del nostro paese. C'è una bellissima frase di Olivetti in questo filmato che lui dice: stiamo realizzando questo progetto confidando nelle condizioni esterne. Ebbene, noi credo che ormai nelle condizioni esterne siamo abituati ad andare avanti indipendentemente seguendo la realizzazione del nostro progetto.